la campagna di Fabrizio, che te ne sembra? Che sensazione hai? Vabbè, io ho una buona sensazione comunque della Sicilia, dei siciliani, e penso che questa caratteristica dei siciliani, è vero che non si può generalizzare mai, però diciamo che i siciliani hanno una caratteristica, la grazia e l'umiltà, e questo è il trampolino giusto per un progresso, per una propositività. La supponenza non porta da nessuna parte. Un'altra caratteristica dei siciliani è la lealtà. Sono un po' come i bambini, cioè i bambini hanno gli occhi limpidi, cioè ti guardano e si aspettano che tu sii leale con loro, ti comporti bene, no? I bambini rimangono delusi, amareggiati moltissimo quando ricevono un torto, però di fondo c'è questo, che i bambini sono semplici, sono puri. Ripeto, non si può generalizzare, ma sono abbastanza ottimista per il futuro della Sicilia. Poi non mi chiedi di entrare nello specifico. No, però comunque diciamo che... giovane Fabrizio. Sì, è vero che qualcuno potrebbe dire che essere troppo giovani poi va a scapito dell'esperienza di vita vissuta. Però di questi tempi, in generale, più si diventa anziani e più si diventa avidi, e invece è meglio uno giovane. E poi penso che l'asso nella manica di Fabrizio è che la moglie è una tosta, capito? Una bella siciliana tosta, e quindi siccome in generale sono sempre le donne che, capito, ho una mamma, una sorella, una sposa, anche un amante, diciamo, però è la donna, è la femminilità che è vincente, per cui sì, poi chiaramente sono qua, insomma, così sono all'intrasatta, all'improvviso, però vi ripeto, sono molto affezionato alla Sicilia.